Sentiamo delle urla e andiamo nella loro direzione. Nell'atrio di un condominio di Via del Macello c'è un uomo ferito da una coltellata al fianco. Appena arrivata, la polizia ci allontana. È un giorno come tanti a Fontivegge. Sotto i nostri occhi quattro spacciatori magrebini si sono accoltellati. Qui vicino, sabato scorso, due poliziotti sono stati accerchiati e presi a cinghiate da un gruppo di tunisini. L'episodio che si è verificato il pomeriggio del 4 non è il primo, si spera che sia l'ultimo. E purtroppo auspichiamo che la magistratura intraprenda provvedimenti importanti contro coloro che con disinvoltura si permettono, nonostante siano in Italia per delinquere, di aggredire le forze dell'ordine. È il quartiere più difficile della città. Spacciatori e prostitute svolgono le loro attività a tutte le ore del giorno. E proprio qui nel sottopassaggio della stazione ferroviaria di Fontivegge a Perugia, una ragazza di 17 anni la domenica di Pasqua, mentre stava venendo a trovare il fidanzato, è stata aggredita da un marocchino. Arrivando a Perugia in treno, Fontivegge è il primo luogo che si incontra. Gli abitanti, stremati dalla situazione, hanno costituito un'associazione per riprendere il controllo del quartiere. Noi come associazione, l'Associazione Fontivegge Insieme, stiamo portando la sensibilizzazione continua dei problemi relativi al quartiere. Anche grazie alle sollecitazioni dell'associazione sono state installate nuove telecamere di sorveglianza, ma dopo l'aggressione di due colleghi la polizia chiede mezzi più adeguati. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, l'UGL Polizia di Stato già da tempo sta chiedendo un'implementazione di personale, di dotazione, di equipaggiamenti, di mezzi, quindi di uomini. Muri imbiancati e giardini ripuliti, ma il nodo della microcriminalità sembra ancora lontano dalla soluzione.